Io sono contento di parlare oggi perché è difficilissimo per noi del Sud riuscire a trovare un filo su quello che sta succedendo. Intanto per noi stessi. Molti di noi si sono convinti delle cose che ci vengono raccontate. Sì. E poi perché su questa materia veramente si è fatta una gran confusione tecnica. Io ho portato delle slide che però se non abbiamo la possibilità non le proiettiamo, ma che servivano solo a far vedere come non si capisce questa materia, che invece oggi proverò a chiarire come ho provato a fare nel libro. Il federalismo fiscale per noi del Sud non è stata una cosa negativa, perché quando si diceva andremo a misurare territorio per territorio quelle che sono le somme corrette da dare, combatteremo gli sprechi. E mica noi difendevamo gli sprechi, eravamo ben contenti di avviarci verso questo percorso, anche se voluto dalla Lega Nord. Però le regole sembravano scritte correttamente. Tutti siamo uguali, vanno misurati i fabbisogni, quindi i diritti, la capacità fiscale, e lì dove la capacità fiscale non garantisce i fabbisogni ci sarà la solidarietà. Questo c'era stato raccontato. Quando si è cominciati a mettere in piedi questo sistema, era il 2011, un anno che credo ricordiamo tutti, l'Italia verso il disastro, Berlusconi costretto ad andare via, arriva Monti, che fa una manovra salva Italia con una patrimoniale sulle case utilizzando il federalismo fiscale, perché era prevista una tassa nuova che all'epoca nessuno aveva sentito, ma è l'IMU, e quella tassa sugli immobili tassava più del doppio rispetto all'ICI, ma la metà andava allo Stato. Quindi si utilizza il federalismo fiscale per fare una cosa molto particolare, per salvare i conti pubblici. Questo con la legge a fine 2011, nel 2012. A fine 2012 Monti chiama il presidente dei sindaci dell'ANCI, Graziano Del Rio di Reggio Emilia, e gli dice: per il 2013 posso lasciarvi tutta l'IMU, quindi avrete molti più soldi di prima, ma smetto di fare i trasferimenti ai comuni, ve la vedete fra di voi. Siete d'accordo? E Graziano Del Rio disse sì. Prendiamo tutto, per il sud poi vedremo. Perché prendiamo tutto? Perché i comuni pensarono, nel momento in cui ci liberiamo con una forte tassa locale dell'angoscia della finanziaria, quanto ci daranno quest'anno, avremo i soldi in cassa, certo, alcuni più di prima, altri meno di prima, però la solidarietà la gestiamo noi. E quindi col sud, per sud si intende non esattamente il mezzogiorno, c'è anche dei territori deboli nel nord. Però comunque con i territori più deboli poi faremo i conti. E i conti andavano in effetti fatti sulla base delle regole che erano state solo accennate, cioè quanta capacità fiscale, quanto fabbisogno. E viene assegnato ai comuni e all'associazione dei sindaci il compito di fare questi conti. E allora per capire questa vicenda dobbiamo immaginare di essere ciascuno di noi sindaco di un comune del nord. Perché del nord? Perché quelli del sud alle riunioni non si presentano proprio, sono le sedie vuote, si fidano. Invece noi del nord ci presentiamo, abbiamo avuto più soldi di prima, ma sappiamo che dal 2015 dovremo dare qualcosa per solidarietà agli altri. E abbiamo 2 anni per fare i conti. La prima idea che ci viene in mente a noi del nord è che quelli là evadono. E allora la capacità fiscale non va misurata su quanti soldi incassa il comune, ma su quanti soldi dovrebbero pagare i cittadini. E chiediamo al Ministero dell'Economia se è possibile avere i conti dell'evasione fiscale stimata comune per comune. E il MEF ce li manda questi conti. Nuova riunione, per fortuna quelli del sud non vengono neanche stavolta, perché scopriamo che l'evasione è più alta in Toscana. E visto che in quel momento c'è un sindaco toscano che sta cercando anche di diventare capo del governo, dice: beh, forse cambiamo strada. Alzare la capacità fiscale al sud non è una buona idea, non c'è tutta questa evasione che immaginavamo, proviamo ad abbassare i fabbisogni. E là diventa difficile. Qua siamo nella sede della CGIL, conosciamo bene la Costituzione, siamo tutti uguali, come fai a dire che al sud ti spetta meno?
La Costituzione peraltro dice che vanno stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni da garantire, eccetera, eccetera. Ma chi li deve stabilire? Il Parlamento, che non lo ha fatto. Ah, intanto hanno messo la slide. Bravo. Metti la 5, la pagina 5, come ci eravamo detto. Questa serve per farci capire un po' come funzionano queste cose. Allora, questi livelli non sono stati stabiliti. Guardiamo un attimo questa slide, serve a capire che non si capisce niente. Da un lato ci sono le cose che conosciamo tutti, no? Cioè la polizia locale, la viabilità, il trasporto locale, il sociale, i nidi, la raccolta rifiuti. È quello che fanno i comuni. Dall'altra parte dicono, vedete, l'abbiamo calcolato così, tutte formule. Cioè, fidatevi di noi tecnici che stiamo facendo le cose per bene. A questo mi serviva questa slide. E quindi questi tecnici, che sono in parte del Ministero dell'Economia, in parte dell'IFEL dei comuni, devono fare questi conteggi. Quale idea viene in mente? Che in attesa dei livelli essenziali delle prestazioni, noi mandiamo un questionario a tutti i sindaci dicendo per alcune funzioni, quelle che stanno in basso, le funzioni di costo, tu che cosa fai? E quello che fai diventa il diritto essenziale in quel comune. Quindi, per esempio, sull'istruzione pubblica, il sindaco di Reggio Calabria dice «Cioè il pulmino che accompagna i ragazzi a scuola, avevo la mensa scolastica ma ha chiuso, punto». Il sindaco di Reggio Emilia dice «Cioè le scuole aperte la mattina anticipate per chi va al lavoro presto, l'apertura posticipata per chi ha il problema opposto, ovviamente la mensa scolastica, il pulmino, le vacanze estive pagate dal comune». E quello diventa il diritto che noi dobbiamo garantire a Reggio Emilia. Sugli asili nido si arriva all'assurdo che dove ci sono i bambini ma non ci sono i nidi, il diritto è zero. Altamura, 70.000 abitanti, 1.800 bambini, fabbisogno riconosciuto di asili nido zero. C'è venuta una bella idea. I fabbisogni al sud scendono, quelli al nord salgono e quindi la differenza rispetto alle capacità fiscali si attenua. E il bello che si attenua con formule che nessuno capisce, e anche quando sul giornale io scrivo sul Mattino come mai gli zeri sugli asili nido, alla fine nessuno protesta. Quindi arriva il 2015, e nel 2015, sia pure meno di quello che pensavamo, qualcosa dobbiamo dare. Nuova riunione, quelli del sud si fidano sempre, siamo fortunati, e allora al momento di pagare ci viene in mente un'altra cosa, lo sconto. Perché dobbiamo dare tutto quello che è stato deciso? Visto che siamo noi, lo sconto non lo dobbiamo manco chiedere a qualcuno, lo decidiamo noi stessi e decidiamo che dove dovevamo dare, fatti i calcoli, 100, diamo 45,8, che sembra anche che ci abbiamo pensato. Ora lo so che voi potete dire, ma tu come fai a raccontarci sta roba? Cioè, è incredibile, no? La Costituzione, all'articolo 119 che citava prima Adriano, dice che va integralmente finanziato quello che è assegnato agli enti locali e quindi ai comuni. E allora noi nell'accordo scriviamo che va integralmente finanziato il target perequativo scelto, cioè il 45,8. Non so se è chiaro, è come avere un debito di 1.000 euro con la banca, andare in banca e dire ecco qua 458 euro, saldo il debito. La banca dice veramente sono 1.000, ma forse non sono stato chiaro, io pago integralmente 458 euro. Sì, ma sono 1.000, ho capito, ma ai comuni è andata bene così. Questo accordo passa e quando viene presentato in bicamerale federalismo fiscale, il parlamentare più meridionale presente è dell'Emilia Romagna. Intervengono in due, uno è Giancarlo Giorgetti, di Varese, lo conoscete, Lega Nord, che è presidente di quella commissione, perché la presidenza spetta alla maggioranza. Siamo nel 2015, la maggioranza del Partito Democratico che dice la diamo a un leghista, perché ci tengono tanto a sto federalismo. In quel momento la Lega aveva il 4%, un solo rappresentante in bicamerale, Giorgetti, lo facciamo presidente. Giorgetti però correttamente dice scusate, ma con questa storia del 45,8 è possibile avere la simulazione che cosa sarebbe successo col 100%? E dice, ve lo leggo dal verbale, i dati probabilmente sarebbero scioccanti. Magari ce li fate avere in modo riservato o facciamo una seduta segreta come avviene in commissione antimafia.
Cioè, noi abbiamo fatto il federalismo per la trasparenza, per combattere l'inefficienza, eccetera. Quando arrivano i numeri, commissione segreta. Interviene anche uno del Partito Democratico, Roger Demenech, di Belluno, e dice: siamo di fronte a una scelta epocale. Anche per me sarebbe interessante vedere le tabelle anche a porte chiuse, se applicassimo al 100% quella cosa. Quella cosa significa asili per tutti, assistenza ai disabili, eccetera. Probabilmente provocherebbe momenti di tensione enorme negli enti locali, fra di loro e nei rapporti con lo Stato centrale. Solo che quella tensione enorme non si verifica. Di questa storia neanche io me ne accorgo da giornalista, me ne sono accorto quando, scrivendo il libro un anno fa, ho detto: mi vado a rileggere tutta la documentazione, e leggendo queste cose ho capito che non stavo raccontando il federalismo fiscale, ma prendo una pagina nera della Repubblica Italiana. Puoi passare alla 32, per cortesia? Ci è andata bene, e allora andiamo avanti, facciamo una nuova riunione. Intanto diamo un attimo un'occhiata a questa cosa. La SOSE, la società del Ministero dell'Economia, quella che ha fatto i conti, a un certo punto fa una sperimentazione. Io sto cercando di portarla in TV questa cosa. Formigli sta facendo una trasmissione sull'autonomia differenziata, forse ci riesco. Guardiamo la cartina centrale. Intanto notate, sono bianche le regioni a statuto speciale, perché su di loro non si applica questa roba qua. Si applica solo nei territori ordinari. Lì c'è il livello dei servizi erogati ed è più o meno l'Italia che conosciamo, cioè verde, che vuol dire più servizi al nord, il Veneto va un po' oltre, poi c'è l'Emilia, ma insomma la Lombardia comunque sta bene, e via via rosso verso il sud, dove ci sono meno servizi, con Calabria e Puglia che stanno peggio, e questa è l'Italia che conosciamo. La prima cartina però, che quando uscì fuori mi ha raccontato uno della SOSE, tutti hanno fatto: oh, perché è l'efficienza nella gestione della spesa, cioè perché al sud le cose vanno male, perché siete incapaci, perché non sapete spendere i soldi, li sprecate, rubate, eccetera, eccetera. Invece, se vai a vedere, tutto sommato, la Calabria ha lo stesso livello della Lombardia, no? La Puglia, del Veneto, eccetera. Non c'è comunque un'Italia nord-sud, se proprio vogliamo dire chi spende relativamente male è la Toscana e il Lazio, dove ci sono abbastanza soldi non ben spesi. Questo più o meno è il quadro, cioè le cose sono meno nette rispetto a quello che si immaginava. Quindi non c'è da andarsi a prendere i soldi che il Sud spreca, ma semmai, come diceva Adriano prima, si dovrebbe dare qualcosa lì dove mancano i servizi. Ma questo qualcosa dovremmo darlo noi, sindaci del Nord, a cui ci hanno dato sti soldi improvvisamente nel 2013. E allora cerchiamo di stare calmi. Se nella tabella di prima, vi ricordate, sotto c'erano gli asili, l'istruzione, avevamo fatto dei trucchi lì e c'era andata bene, ma il servizio sociale il trucco non l'avevamo fatto, non ci avevamo pensato. E quindi eravamo andati a contare comune per comune in Italia, che vuol dire praticamente famiglia per famiglia, il numero di disabili e di anziani non autosufficienti. Li abbiamo già contati per il 2015, si è applicato per il 2016. Dal 2017 ci viene questa idea e l'applichiamo. Che se il comune si trova in una regione che offre pochi servizi, anche il comune deve offrire meno servizi. Cioè noi scriviamo una regola in cui diciamo: è vero, in questo comune c'hai tanti disabili, tanti anziani non autosufficienti, ma sei calabrese. Cioè diamo l'errata residenza come una colpa. E quindi quel comune da un anno all'altro si trova meno diritti riconosciuti. Quando io ho raccontato questa cosa, mi hanno chiamato un po' in giro, nella Aspromonte, il sindaco di Cinque Frondi ha invitato tutti i sindaci della Calabria, sono venuti in tre. Uno di questi tre ha detto: io pensavo di essere italiano. Ogni anno mi arrivava sta tabella dal Ministero degli Interni, ogni anno di meno, però io leggevo i giornali, c'era la crisi, i tagli, le cose, cioè facevo, cercavo di tenere in piedi la situazione, il verde che vedete lì della Calabria. Non sapevo che invece mi stavano togliendo i soldi perché calabrese. E questo, nel momento in cui lo facciamo ovunque, perché uno come fa a non sentirsi offeso di una cosa del genere? Cioè che tu conosci il disagio di quella famiglia e dici: sì, però tu sei campano, tu sei calabrese. Però l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto.
adesso che questa cosa è venuta fuori non possiamo più accettarla. E infatti ci sono, notizia di queste settimane, 70 comuni che finalmente, dopo la lettura del libro, non diretta del sindaco, magari di uno che va là e dice ma tu le sapevi queste cose, ma com'è possibile, ma qua, là, eccetera, eccetera, 70 comuni che hanno fatto ricorso. E questa vicenda qua è fondamentale per cambiare la direzione di marcia nella quale ci siamo avviati, perché è utile a tutti che i soldi siano spesi bene, ovviamente. Se puoi passare due indietro, alla 30, i dati che sono comunali, quindi lì sono delle sintesi regionali, però vediamo se ci riusciamo, due indietro, ecco qua. Qui abbiamo invece i singoli comuni, però ovviamente solo quelli più grandi. Vedete, guardiamo quella di destra che è più aggiornata, anche se comunque 2013. In alto, dall'alto al basso è la quantità di servizi. In alto, vedete, c'è tutto il nord, no? C'è Venezia, Padova, Perugia, Ravenna, Parma, Milano, Reggio, eccetera, no? E il sud è tutto in basso, come più o meno ci aspettiamo. Però da sinistra a destra abbiamo l'efficienza nella qualità della spesa. Vedete che Venezia è quella che offre più servizi di tutti, però con un'efficienza molto bassa, quindi spende tantissimo per quei servizi, mentre i comuni che spendono meglio, diciamo, sono quelli a destra, cioè dall'alto verso il basso, Torino, Genova, Bari, Napoli, Foggia. Non è che c'è un sud tutto scarso, certo c'è anche Reggio Calabria che è scarso in questo quadro, Taranto, però non c'è una divisione netta come per i servizi nord-sud. Ci sarebbe molto da migliorare, cioè questo è uno strumento ottimo per dire allora perché Roma è in quella posizione, come si può portare tutti verso la zona, diciamo, di Milano, no? È una cosa che aiuta tutti, ma se noi la facciamo con regole che dicono a te il servizio non serve, e guardate che la risposta che viene sempre data, ma tu non ce l'hai quel servizio, quindi di che ti lamenti? E no, c'è una bella differenza. Le donne nella nostra società sono trattate un po' peggio, ma noi ci ostiniamo da decenni a scrivere regole per dire le donne vanno trattate in modo uguale, anzi non diciamo neanche le donne, diciamo non ci devono essere differenze di genere. Ci proviamo, poi non è che immediatamente cambia la società, ma andiamo in quella direzione. Invece noi stiamo scrivendo regole che dicono tu vai trattato peggio. A Caserta dal 2017 si è stabilito che il fabbisogno di trasporto pubblico locale a Caserta è zero. Perché è vero che è un capoluogo di provincia, eccetera, eccetera, però essendo fallita la società di trasporti nel 2015, non hanno speso niente nel 2016, vuol dire che l'autobus non serve più. Diritto zero, non hai speso bene, hai speso male, che è un altro discorso, puoi commissariare, eccetera. Allora, questa vicenda che per i comuni già vale 35 miliardi questa roba qua, immaginatela applicata alla scuola pubblica, immaginatela applicata alla sanità, alla tutela dell'ambiente, alle infrastrutture, tutte le 23 materie cui si accennava prima, e vedete che noi entriamo in un mondo completamente diverso, che peraltro in poche righe è stato già segnalato il 28 febbraio del 2018, quando il governo uscito praticamente, Gentiloni con il sottosegretario Bressa, scrive la preintesa con le tre regioni, in cui si parla anche dei soldi, del criterio per i soldi, e si dice andranno calcolati fabbisogni standard in base a due parametri, la popolazione, perché è giusto, più abitanti più fabbisogni, il gettito fiscale del territorio. Cioè si rovescia l'idea di stato sociale e si scrive per la prima volta in Italia che chi ha più gettito fiscale, cioè chi è più ricco, come me, che sono uno ricchissimo del sud in proporzione alla media, la mia dichiarazione dei redditi è il triplo di quella media della Lombardia, quindi io contribuisco, come diceva bene Adriano, al gettito fiscale generale, ed è giusto che sia così, ma con quella regola si stabilisce che io ho più diritti per questa ragione, più diritti delle cose base, non più diritti del Festival della Filosofia, eccetera, su cui siamo, come dire, in qualche modo tutti d'accordo, no, più diritti all'istruzione, alla cura, alla sanità, eccetera, eccetera. Lo abbiamo scritto in un accordo, certo, poi Massimo ci spiegherà che valenza può avere un accordo fatto da un governo uscito, però comunque è stato scritto e viene portato avanti. E questa è una situazione, una cosa che dobbiamo ribaltare, e per farla, torno alla cosa che ho detto all'inizio,
Dobbiamo farla uscendo dalla logica nord e sud in cui pure io sono stato costretto per esemplificare il discorso. Perché questa è dividersi fra due categorie, quelli che pensano che i ricchi abbiano sempre ragione e quelli che pensano che soltanto se tutti quanti abbiamo una possibilità, soprattutto di studiare, stiamo tutti quanti meglio. Grazie.